Ci siamo, tutto pronto per questo Lazio-Bologna in questa partita anomala dove si giocheranno ancora una volta solo 5 partite. Infatti ancora Correa a rubare un pallone, poi a lanciare Ciro Immobile sulla sinistra. Ancora Immobile, un dribbling a rientrare, il pallone al limite dell'area, conclusione! Ancora una grande azione, Correa che lancia Ciro Immobile sulla sinistra, il tocco al limite dell'area verso l'interno e Luis Alberto infila il pallone alla destra di Skorupski, è il vantaggio della Lazio al 18° di questo primo tempo, lo strameritato vantaggio biancoceleste, il gol del numero 10, Luis Alberto. Grande gol di Luis Alberto che fa un po' quello che non era riuscito con il Verona, questo colpo dal limite dell'area sul primo palo, il passaggio di Immobile, il colpo raso terra, un fendente che passa sotto le gambe di Danilo e si spegne alle spalle di Skorupski che si era salvato in questi minuti in maniera un po' fortunosa anche per demerito degli attaccanti della Lazio, ma Lazio finalmente che sfonda e poi si porta in vantaggio strameritatamente. Intanto riparte la Lazio con Luis Alberto, pallone in area verso Correa, prova la conclusione! Con Correa il pallone in profondità di Immobile che serve Correa in area di rigore, la conclusione di destro, il pallone in fondo alla rete ed è il 2-0 della Lazio. Lazio 2 Bologna 0 al 21°, il gol di Correa. L'Olimpico si trasforma in una PlayStation, il miracolo di Stragoscia. La Lazio non ci pensa su due volte, riparte in velocità. Alla fine Correa con il destro, forse deviato da un giocatore del Bologna, una posizione molto defilata, trova la traiettoria giusta per battere il portiere Skorupski e Lazio che raddoppia. Ma sì, c'è la deviazione, ma strameritato doppio vantaggio della Lazio che aveva fino a questo momento dominato e alla fine con due rasoiate è riuscito a mettersi in sicurezza per questo momento.